Bene, intanto benvenuti a tutti, ci presentiamo perché probabilmente molti non ci conoscono. Vabbè, allora io intanto sono Laura Valsecchi di Medicina Democratica e qui vi posso parlare di Medicina Democratica come movimento che da tanti anni si occupa della difesa della salute della popolazione, in particolare degli anziani e anche delle persone con disabilità. Ma nel corso soprattutto di questo ultimo anno, data la situazione della pandemia, come Medicina Democratica abbiamo promosso, abbiamo cercato di coinvolgere, contattare diversi comitati e associazioni e attraverso tutta una serie di coordinamenti che sono sorti in questo periodo in difesa della salute, siamo arrivati a mettere insieme molte de delle associazioni e dei comitati che sono qui presenti, che avete visto anche nell'elenco alla fine del programma del corso, no? Costituendo così questo coordinamento nazionale dei comitati e delle associazioni per la tutela dei diritti delle persone non autosufficienti, per cui un grosso gruppo che sta cercando proprio di lavorare insieme, di costruire insieme un nuovo percorso di cura e non solo di cura nei confronti delle persone più fragili, in particolare delle persone anziane, malate, croniche, non autosufficienti. No, per le quali si vuole assolutamente proporre una modificazione di quella che è la realtà odierna. All'interno di questi incontri che abbiamo fatto, ai quali molti di voi hanno partecipato, abbiamo sentito la necessità di poter, da una parte, proprio approfondire e conoscere tutte le problematiche, che riguardano la cura sanitaria delle persone anziane non autosufficienti, e dall'altra anche proprio di condividere insieme, di approfondirla insieme con l'obiettivo, noi un po' l'abbiamo già promosso, abbiamo cercato anche proprio di produrre un documento che è riassuntivo un po' di tutti i punti che vogliamo anche proprio arrivare a modificare, arrivare a costruire una nuova cura della popolazione anziana. Un documento che è stato sottoscritto un po' da tutte le associazioni e che abbiamo già anche cominciato a far girare tra le istituzioni. Però volevamo, sentivamo tutti quanti il bisogno di approfondire ognuno di questi punti, no? Perché nel documento rivendichiamo la necessità delle cure domiciliari, rivendichiamo di dover rivedere i requisiti delle RSA, rivendichiamo che ci sia una integrazione dei servizi sia a livello territoriale, che ci sia un lavoro multiprofessionale, ripeto, sia a livello territoriale e nelle strutture protette. Abbiamo necessità quindi di vedere da tutti i punti di vista, no? Come dobbiamo promuovere una nuova cultura riguardante appunto la popolazione che ha tutte queste necessità, non solo perché non debba più avvenire quello che è avvenuto durante una pandemia come quella del Covid, ma non dimentichiamo tutto quello che avveniva precedentemente al Covid all'interno di queste strutture, nel territorio, all'interno delle strutture ospedaliere che dimettono persone che hanno bisogni importanti sia sanitari che di assistenza e che non trovano risposte, no? Per cui non dimentichiamo che le stragi erano già presenti prima, certamente, no? Così abbondante, così tremenda come è stata ora, ma che continueranno ad essere perché chiaramente dobbiamo assolutamente riuscire a dare un contributo di modificazione allo stato delle cose. C'è un PNRR che sta venendo avanti, del quale non siamo soddisfatti per niente, e qui sarà anche proprio l'occasione di rivedere alcuni punti e ridiscuterli insieme. Per cui l'obiettivo di questi incontri, voi avete tutto il programma, spero, perché io l'ho mandato e rimandato, nonostante gli errori che ci sono stati dentro, che ho cercato di correggere di volta in volta,
No? E questo programma prevede 5 incontri dove cercheremo appunto di valutare dai diversi punti di vista la situazione e dove cercheremo per ogni incontro di poter anche arrivare a delle conclusioni propositive. Quello di oggi vede presente Maurizio Bardi, che è di medicina democratica ed è un medico di medicina generale, che è stato in prima linea quindi in tutto questo periodo, e Elisabeth Cosentei, che è di medicina democratica e che è psicomotricista, no? Past psicomotricista, e ha lavorato molto nell'ambito della disabilità, della fragilità, e successivamente Elena Brugnone, che è dell'Associazione Umana di Perugia, che porterà un contributo molto particolare. Il tema di oggi è proprio quali risposte ai bisogni delle persone anziane sul territorio, no? Da quella che dovrebbe essere la prima cosa, cioè la prevenzione, fino allo sviluppo di tutto quello che sono necessità cliniche, sanitarie, riabilitative, assistenziali e di vita, naturalmente, sociali, socializzanti, sociali, no? Assistenziali e di vita, per cui proprio un po' tutto quanto. Per cui io mi fermo qui, lascio la parola a Maurizio Bardi che farà la prima relazione. Facciamo fare, secondo me, le relazioni e poi teniamo uno spazio per la discussione dopo che sono stati espressi e sviluppati un po' gli argomenti. Ok, per cui Maurizio, a te. Il microfono, Maurizio. Non ti sentiamo, non prende il microfono. Arrivo, arrivo. Eccola. Eccomi, mi sentite? Mi Sì, sentite bene? sì, sì. Sì, ok. Dicevo, ringrazio Laura per l'invito, mi fa sempre piacere. Ringrazio Antonio sempre per il grandissimo lavoro di quest'ultimo tempo. Allora, innanzitutto mi presento, io faccio il medico di medicina generale ormai quasi da 30 anni, quindi insomma, da troppo tempo, devo dire. Lavoro da oltre 15 anni in una medicina di gruppo, siamo in tre colleghi, possiamo contare sull'aiuto di una segretaria e di un infermiere. Abbiamo uno studio, secondo me, di buona caratura, stiamo aperti 7 ore al giorno, 4 ore al sabato, quindi tutto sommato pensiamo, ci sforziamo di offrire un servizio che noi riteniamo passabile. E nonostante tutto, con questa organizzazione siamo sempre in affanno totale e siamo sempre in ritardo su tutto. Io arrivo al mattino con un mucchio di cose da fare e alla sera esco che no, più di quelle che avevo al mattino. Quindi, nonostante ci sforziamo e ci sembra di essere abbastanza bravi, siamo sempre assolutamente in ritardo su tutto. Detto questo, il mio intervento verte sulle cure primarie rispetto ai bisogni degli anziani. Se mi consentite, visto che ho l'onore e l'onere di aprire questo corso, volevo anche dedicare proprio pochi minuti al contesto in cui ci muoviamo adesso, rapidamente. Io credo che in questi anni noi abbiamo visto una medicalizzazione crescente della società. Che sia un bene, che sia un male, questo è un dato di fatto. Noi ci troviamo davanti a un'esasperazione dell'offerta. Io parlo naturalmente della mia esperienza milanese e della Lombardia, che magari non è condivisa in altre regioni o in altre situazioni. Quello che noi constatiamo è un'esasperazione dell'offerta sanitaria, che è stata un continuum in questi anni, e un'esasperazione anche della domanda sanitaria di questi anni. Quindi un tentativo di medicalizzare un po' tutte le forme di disagio. Bisogna riconoscere i meriti indiscutibili della medicina, dei progressi di questi anni, se pensiamo, anche rimanendo al discorso della cronicità, banalmente ai progressi strepitosi dell'ortopedia, che ormai mette protesi a tutti e consente a persone anche anziane di camminare, di muoversi discretamente,
ai progressi dell'emodinamica, che ha sicuramente diminuito il peso e l'invalidità di alcune malattie cardiovascolari. Detto questo, però, secondo me non si è ragionato abbastanza su, e non si ragiona mai, su tutti i fattori extrasanitari che condizionano la salute. Di questo parlerà sicuramente Elisabeth, però questo è un lato oscuro di questo ragionamento sulla sanità, soprattutto quando noi pensiamo di dover, come vogliamo, andare a fare della prevenzione. Quindi direi che in questi anni qui abbiamo visto tutto tarato molto sulla medicalizzazione della società. Mentre i fattori extrasanitari sono poco presi in considerazione. Un altro fattore che secondo me su cui non si ragiona è la vecchiaia, naturalmente, perché non ragioniamo come società di quelli sono come dire, dei problemi a cui tutti noi speriamo, chi più chi meno, speriamo di arrivare a avere, quindi invecchiando. Non si ragiona abbastanza proprio come società, su quelli che sono i limiti che ci attendono e l'accettazione o meno di questi limiti e delle aspettative che noi comunque abbiamo o avremo, abbiamo come anziani o avremo diventandolo. Quindi è questo un problema, come dire, è un passaggio che secondo me manca in questa fase di progettazione, perché un conto sono i problemi, un conto sono le aspettative. Noi dobbiamo cercare di trovare il meglio, di fare sintesi tra quelli che sono i problemi e capire anche in che modo noi possiamo venire incontro alle aspettative delle persone. Questo crea un'ambivalenza, mi faccio ridere, ma è così, nel senso, da me vengono sempre più persone che reclamano, giustamente, che chiedono giustamente prestazioni sotto forma di sussidi, di visite, di invalidità, di cose, e poi però sono le stesse che non rinunciano alla loro autonomia. Pensate, tutti lo sapete, quanto è difficile far accettare una badante a una persona anziana. Che se lo può permettere, naturalmente, poi ci sono quelli che non possono. A quanto è difficile convincere un ottantenne a non salire sulla sedia per togliere le tende, a convincere una persona a banalmente a usare un bastone quando ha dolore alle ginocchia o all'anca. Quindi tutti abbiamo queste grandi necessità e tutti abbiamo un po' questo rifiuto a farcene carico individualmente. E come dire, questo è una cosa su cui secondo me non si riflette. Non lo dico come una critica per gli anziani, perché io ieri sono andato in montagna, ho camminato 7 ore e sapevo che oggi le mie ginocchia mi avrebbero fatto molto male, e così è. Quindi è una cosa che riguarda tutte le fasce della vita. Da un lato abbiamo delle pretese e delle aspettative, dall'altro facciamo fatica poi a accettare i nostri limiti, no? Quindi secondo me manca un po' questa riflessione. E questa riflessione che manca nella società manca in maniera straordinaria tra gli operatori. Io posso parlare dei medici, ho buon ragione, e noi facciamo anche abbastanza formazione, facciamo anche tanta, ma tutta basata sulla clinica. Noi ragioniamo poco sull'organizzazione del servizio sanitario, ragioniamo per nulla sulle finalità della medicina. E niente, e non ragioniamo per niente su quello che può essere l'integrazione con gli altri operatori. Quindi abbiamo secondo me, delle pecche culturali che sono a cui dobbiamo provare a mettere rimedio, perché di lì bisogna anche ripartire per provare a fare delle offerte di salute, di sanità diverse. Un'altra cosa che ci tenevo a dire, secondo me, noi dobbiamo fare una distinzione importante tra quella che è la cronicità e la fragilità, soprattutto perché da un punto di vista legislativo, da quello che viene avanti, si punta molto sulla cronicità, rischiando di fare un po' di confusione. Allora, io penso che la cronicità, se vogliamo dare delle definizioni un po' a spanne, è il presentarsi di patologie che durano da tanto tempo, che non sono guaribili e quindi con cui invecchiando dobbiamo fare i conti. La fragilità è un'altra cosa. La fragilità può essere sì di tipo clinico, ma può essere di tipo anche extrasanitario. La vecchiaia di per sé è probabilmente una fragilità. La solitudine è una fragilità.
Allora, non è la stessa cosa occuparsi di una persona con patologie croniche e occuparsi di una persona che ha delle fragilità. Vi faccio questo esempio. Ho visto ieri l'altro una persona, paziente carinissimo, di 75 anni, diabetico, iperteso, una persona piacevole, con cui facciamo sempre quattro chiacchiere volentieri. È una persona che io definirei sicuramente cronico, ma non definirei fragile. A novembre ha perso improvvisamente la moglie, lui è diventato una persona fragile. Allora, se io lo mando dal cardiologo o lo mando dal diabetologo, non fa nessuna differenza tra ottobre e adesso, ma lui è diventato una persona fragile, ha dei figli, ha una famiglia, però. Per dire che c'è una differenza mostruosa poi nel sentire delle persone. Sono anche queste cose che dobbiamo intercettare, perché di lì passano le aspettative e passa la vita delle persone. Quindi noi dobbiamo, come dire, essere capaci di raccogliere quelle che sono le domande delle persone. Raccogliere domande delle persone dovrebbe essere il compito delle cure primarie, il compito per eccellenza. Per cure primarie intendiamo tutti i servizi territoriali che si occupano della salute delle persone. Io credo, non perché faccio questo lavoro per presunzione, ma credo che il medico di base sia il primo punto, come dire, di contatto tra le persone e la sanità. Fin da quando prima c'erano il pediatra, ma dai 14 in poi, per qualsiasi disturbo, passano da noi. Quindi, nel corso di una vita, noi abbiamo, nella vita lavorativa, abbiamo avuto il tempo di cementare delle relazioni umane, per carità, con alti e bassi, anche all'interno con le stesse persone. Ci sono stati momenti di maggior sintonia, di minor sintonia, attriti, condivisioni, cose diverse. Però diciamo che nell'arco di una carriera, anche senza andare a 30 anni come la mia, però di 10, 12, 6 anni, si instaurano delle relazioni con delle persone di cui voi conoscete le malattie, ma conoscete molto, conoscete la famiglia. Noi abbiamo visto famiglie nascere, famiglie morire, persone sparire, conosciamo il lavoro, le situazioni, spesso le confidenze, entriamo nelle case. Io penso che quando finirò di fare il lavoro potrò andare a fare l'immobiliarista, perché comunque so dirvi della mia zona come sono le metrature degli appartamenti, se sono luminosi, se sono bui, se sono ordinati, se le case sono ordinate, sono in disordine. Entrare nelle case è una dimensione che vi avvicina alle persone comunque. Quindi noi penso che siamo quelli preposti in prima battuta a tentare di raccogliere quella che è la domanda, molto spesso esplicitata, molto spesso non esplicitata. È lì che dicevo che secondo me c'è una medicalizzazione estrema in questi anni qui, perché anche quando ci sono dei bisogni che non sono sanitari, la soluzione che le persone chiedono e quelle che noi possiamo offrire sono tipicamente sanitarie. Noi facciamo presto a curarci, cioè curare no, ma a prenderci cura di un'artrosi, di un diabete, di un'ipertensione. Difficile è prenderci in carico la persona con tutti i suoi problemi, soprattutto quelli sociali. Pensiamo alle persone sole. Io penso che una persona, un anziano che vive da solo, ha una giornata che dura, se va bene e dorme tanto, gli dura 16 ore, 15 ore. Può avere il figlio o la figlia più brava del mondo, che con la loro vita, se sono molto presenti, sono presenti 2 ore, 3 ore. Pensate a cosa vuol dire passare 12 ore da soli se non hai una rete sociale che ti consente di fare delle cose, di vedere delle persone. E invecchiando, i tuoi amici se ne vanno. Qualcuno campa sempre un po' di più, qualcuno campa sempre un po' di meno. Io credo che sono questi qui i problemi che dobbiamo affrontare, oltre a quelli sanitari. Affrontare quelli sanitari, che è la cosa più facile, comunque non ci riusciamo. Non ci riusciamo perché siamo organizzati in una maniera pessima. Ripeto, io parlo sempre dell'esperienza lombarda. Però qui da noi, nel titolo, vedi i rapporti tra medici, medicina generale e specialisti.
sono inesistenti fondamentalmente. Sono inesistenti anche perché, questa qui è l'altra complicazione milanese, perché noi abbiamo più specialisti che medici di base. Forse se sei nel paesino fai riferimento a uno o due specialisti, alla fine finisci per conoscervi, per conoscersi e quindi a condividere forse alcune cose. A Milano abbiamo un'offerta specialistica che è illimitata, quindi uno va da una parte, uno va dall'altro. Noi possiamo farci un'idea, questo qui lavora bene, questo qui lavora male, però quasi mai abbiamo delle relazioni dirette che ci consentono di scambiare pareri con gli specialisti. Sì, dopo 30 anni ne ho 4 o 5 che conosco meglio, con cui posso dire, con cui ci sentiamo su alcuni pazienti, però non è la regola, è assolutamente l'eccezione. C'è una frantumazione degli interventi a partire dagli specialisti, per cui è difficile avere una relazione e quindi coordinare gli interventi. Oltretutto, come tutti, siamo tutti un po' presuntuosi. Noi pensiamo di essere più bravi perché conosciamo i pazienti e la loro globalità, loro pensano di essere più bravi perché sicuramente conoscono meglio la materia e quindi poi ci sono degli attriti, delle cose, insomma, che sarebbero facilmente risolvibili spesso se ci si conoscesse, umanamente, di persona. Quindi questo è uno dei problemi. Quindi, questo per parlare degli specialisti. Se dobbiamo parlare degli infermieri, è la stessa cosa. Noi in Lombardia abbiamo appaltato tutta l'assistenza domiciliare, quindi tutta, anche quella della fase della presa in carico delle ulcere, delle medicazioni, delle ferite, dell'alimentazione, sono tutte cose che fanno infermieri che noi non conosciamo. Infermieri gestiti dalle cooperative, quindi anche lì la relazione è assolutamente fasulla, insomma, non c'è. Noi facciamo delle richieste e poi però non riusciamo a verificare come questi lavorano, se lavorano bene, se lavorano male. È comunque un tirare le fila che sarebbe il nostro compito, ma che noi non riusciamo a fare. Non riusciamo a fare perché l'altra cosa che manca è il tempo. L'altra cosa che non ho detto alle premesse è che la burocrazia è dilagante. In questi anni qui è diventata una cosa insopportabile. Io sono sempre stato dell'idea che una parte di burocrazia deve far parte delle nostre competenze. Noi dobbiamo comunque rendicontare in qualche modo quello che dobbiamo fare e non è una cosa che ci può essere estranea il fatto di conoscere le modalità con cui si fanno degli invii, con cui si fanno alcune pratiche, con cui. Però in questa fase qui è diventato una cosa. Noi abbiamo 6-7 portali diversi, da una parte per chiedere le carrozzine o i presidi, che bene o male riusciamo a fare adesso in tempi assolutamente rapidi, oppure da un'altra parte per chiedere i presidi per il diabete, dall'altra per i pannoloni, uno per segnare il COVID, un altro per il portale COVID, un altro per le vaccinazioni. Noi lavoriamo su una quantità di portali che sono, cioè, una roba da impazzire. È tutto tempo che va via inutilmente. Noi perdiamo veramente un mucchio di tempo in cose che ci esasperano e che ci sottraggono la voglia e l'attenzione che dovremmo mettere invece in altre cose. Però, ritornando alle cure primarie, sarebbe non complicato gestire un paziente anche al domicilio, un paziente cronico e anche un paziente fragile. Noi, come Medici Democratici, da oltre 40 anni abbiamo elaborato il progetto La Casa della Salute, perché secondo noi c'è la necessità di far lavorare gli operatori della sanità gomito a gomito, con una conoscenza interpersonale, con una presa in carico che deve essere condivisa, che poi sia uno, un operatore, un infermiere, un medico, un assistente sociale a tirare le fila del paziente. Questo ha poca importanza, ma noi ci dobbiamo conoscere tra di noi, la presa in carico deve essere condivisa e la conoscenza personale è un requisito fondamentale. Io lo vedo nella nostra medicina di gruppo. Noi abbiamo cambiato in questi 15 anni un medico. Da poco, da un anno, abbiamo cambiato 4-5 segretari, abbiamo cambiato per turnover, non li abbiamo licenziati. Sono 4-5
4-5 infermieri e ognuno di queste persone ha portato qualcosa all'interno del gruppo, un modo di lavorare, una sensibilità, delle cose diverse che io credo che in qualche modo ci abbiano un po' arricchito, comunque con cui abbiamo dovuto, con le quali abbiamo dovuto fare i conti. E quindi io penso che la conoscenza delle persone con cui bisogna lavorare è un presupposto irrinunciabile, irrinunciabile. E non è complicato da organizzare. Noi parliamo delle case della salute, nel nuovo PNR si parla del PNRR, si parla delle case di comunità. L'importante è che non diventino dei luoghi, anche lì, semplicemente dei contenitori o dei luoghi di burocrazia. Devono essere dei luoghi in cui bisogna individuare gli operatori, ma bisogna individuare delle procedure di presa in carico e di confronto quotidiano sui pazienti. Quindi adesso c'è una rete che non esiste. Per crearla bisogna innanzitutto pensarla, poi bisogna farla e poi bisogna farla funzionare. Questi sono i tre passaggi che adesso sono, mi rendo conto che sto dicendo banalità colossali, meno male che Laura è uscita, Laura mia, se no mi direi cosa stai a dire, però di qui non si scappa. Insomma, io credo che quello che noi dobbiamo provare a fare è trovare un luogo e lì dentro metterci delle persone che insieme pigliano in mano la gestione degli assistiti e ragionano su come fare terapia, fare una medicina di territorio, nel territorio. Non ci vuole una grande tecnologia, ci vogliono persone che abbiano voglia di lavorare. E dico ancora due cose rispetto al PNRR, proprio agganciandomi a questo, che appunto parla di medicina di prossimità, parla di case di comunità, però mi sembra che poi alla fine tutti i soldi vadano nella telemedicina. Nell'ammodernamento tecnologico delle strutture esistenti e nella digitalizzazione. Allora, sono cose importanti, ma io penso che la telemedicina sia una risposta fasulla. Come dicevo prima, nelle case bisogna entrare, non ti serve che sul computer vedi la saturimetria, quanto ossigeno ha nel sangue una persona. O che pressione ha, te lo dicono loro, durante tutta la fase del Covid, i pazienti ci chiamavano, li chiamavamo noi e ci dicevano come stavano, primo, punto prima come stavano, due quanta febbre avevano, tre che pressione avevano e quattro che ossigeno aveva nel sangue. Non ci vuole un marchingegno di telemedicina pensato a livello regionale o industriale. Ci vuole che ci si possa parlare e comunicare quei quattro dati. Questo in acuto, perché nel cronico non serve neanche quello. Se tu una persona, come dire, la vedi ogni tanto o gli mandi un infermiere che lo conosce altrettanto, che arriva a conoscere altrettanto bene del medico, e soprattutto sei disponibile nel momento in cui subentra una necessità, perché quello è l'altro lato debole. Il fatto che tu non sei disponibile o non sei reperibile quando questo sta male, che è invece la cosa che è importante, perché tu devi ti prendi carico della cronicità in generale, poi però ci sono i momenti in cui la pressione va su a 200 o la pressione va giù a 80 o con quel diabete si scompensa. Allora lì è chiaro che ci vuole un intervento pronto, ma anche lì basta un telefono, non serve tanto la telemedicina. Quindi mi sembra che anche qui la piega del nostro governo sia verso una medicina più di misurazione e meno umana. Quindi su questo bisogna ragionare. Io mi fermerei quasi qui. Sapete che sono molto sintetico, poi però sono disponibilissimo a approfondire qualsiasi cosa vi venga in mente. Perfetto, grazie Maurizio. Io credo che tu non abbia assolutamente detto delle banalità e se c'era l'aura tua aveva tutto io da applaudirti, per cui non, no, penso che siano tutto quello che hai espresso è veramente una fotografia da una parte di quello che è l'esistente, cioè la difficoltà appunto di creare questa presa in carico a 360 gradi.
quello che sta comparendo col PNRR, che rimanda appunto a questa tecnologia, è un po' come quando dici la medicalizzazione, no? Di tutte le situazioni, cioè si deve dare una risposta di medicalizzazione, una risposta tecnologica, abbiamo risolto il problema. No, il problema è proprio quello di una presa in carico umana, di presenza, di rapporto, di contatto con più persone, con più professionisti, con una condivisione di base che è fondamentale, per cui credo proprio che tu abbia detto delle cose molto molto importanti. E credo che Elisabeth ora vada avanti a dirne altre tante. Tocca a te, Elisabeth. Provo. Buonasera a tutti. Sono Elisabeth, sono una nulla facente perché sono in pensione, sono di medicina democratica. Quello che mi interessava un pochino comunicarvi questa sera, riprendendo il discorso di Maurizio, credo che mi baserò anche abbastanza sulla mia esperienza lavorativa passata. Si diceva che con la pandemia è venuto fuori il discorso, è stato la prima linea, la medicina di territorio è saltata perché non era pronta e quindi siamo ricorsi all'ospedale, alle terapie intensive, quindi abbiamo sbagliato, mea culpa, mea culpa. E quindi bisogna rimediare. Solo che quando non c'è né più la sintassi né la grammatica di quello che si vorrebbe fare, il rischio è proprio che si vada così, cioè a paracadutare sul territorio delle cose, come potrebbe essere una certa visione della casa della salute, assolutamente ancora di tipo sanitario e diciamo anche non collegato con quello che è il territorio. Quindi io ritorno su quest'idea del territorio e della dimensione del distretto, pensando che sia una dimensione geografica e demografica e che tutti gli operatori dei servizi che sono accanto alla medicina generale e quindi i servizi consultoriali, servizio per gli anziani specifici, l'ufficio fragilità e l'ufficio e il servizio sociale dei comuni, il servizio delle tossicodipendenze, la psichiatria dei bambini, l'igiene mentale e l'età adulta, tutto questo, diciamo, risorse territoriali devono proprio poter essere efficaci e per esserlo devono proprio, come diceva Maurizio, potersi chiamare a vicenda. Invece, diciamo da un bel po' di anni, ciascuno si è ritratto nella propria mansione professionale, nella propria unità lavorativa e c'è una difficoltà enorme a chiamarsi a collaborare. Quindi è scomparso una filosofia. È un metodo di lavoro che prima c'era appunto ai tempi della riforma sanitaria e ancora parecchi anni dopo, ma che oggi sia il metodo, sia la filosofia, sia la cultura è praticamente scomparsa dai radar e quindi è tutto uno sforzo da ricreare. E secondo me non penso come Maurizio che queste persone spontaneamente possono riprendere a collaborare, a dialogare, ad aiutarsi a vicenda. Io non lo penso. Penso che ci voglia una decisione politica e pubblica di organizzazione dei servizi territoriali in una dimensione distrettuale che parta proprio dalla testa, perché proprio se no alla buona volontà abbiamo ancora dei residui di persone che hanno una tradizione di collaborazione che la mettono ancora in gioco. Però la maggior parte delle risposte che vengono date dai vari professionisti sono molto legati alla loro mansione e alla loro professionalità.
bisogna dire anche che accanto a, diciamo, al medico negli anni sono cresciute le professioni sanitarie non mediche e quindi sono professionisti che rivendicano la loro specificità, la loro autonomia professionale, l'uso dei loro protocolli, però hanno perso un po' quello che è giusto, che è la dimensione che da solo io non posso dare tutte le risposte. O comunque quando emerge un bisogno che io ci devo fare i conti, però con il mio strumento non ce la faccio, questa domanda cade nel vuoto e quindi rimane proprio inesplorata e non soddisfatta. Il perché siamo arrivati a questa cosa? Molto brevemente io do comunque degli accenni per inquadrare questa, diciamo, deriva individualistica, specialistica anche dei professionisti sul territorio, da tre passaggi. Uno è già la riforma De Lorenzo del 92, che ha cambiato da unità sociosanitaria locale in azienda, e quindi ha dato una dimensione proprio imprenditoriale anche, quindi non del servizio, della risposta ai bisogni. Non dobbiamo dimenticare l'effetto che ha avuto proprio questo discorso dell'azienda. E la seconda cosa che ci ha fregato è anche il rimborso delle prestazioni, cioè con il tariffario a pagamento. Ora sapete che tutte le attività di promozione, di prevenzione, di collegamento con altri servizi non vengono tariffati, non hanno un corrispettivo tariffario e quindi vengono mortificate, fino ad arrivare poi ai dirigenti che te le vietano. E quindi è tutta una fetta di lavoro che man mano è scomparsa. La seconda, diciamo, operazione è stato il cambio della Costituzione col titolo quinto nel 2001, che ha fatto diventare 20 o più servizi sanitari nazionali e regionali, e quindi ogni regione ha organizzato il territorio, diciamo, diversamente. E il terzo passaggio è stato proprio il Fiscal Compact, il pareggio di bilancio del 2012, che ha avuto un effetto proprio sulle risorse umane e il territorio è stato colpito di più, perché l'ospedale è difficile togliere tanto personale perché ci va di mezzo proprio la vita e la morte. Invece nel territorio è stato reputato un po' marginale, quindi il turnover non è stato garantito per niente. Quindi queste cose qui mettono proprio in difficoltà il riprendere una filosofia e un metodo di lavoro nel territorio. Adesso volevo fare qualche esempio, perché un pochino vorrei proprio dire che sul territorio non è possibile scindere la componente sanitaria da quella sociale, e questo vorrei spiegarvelo con degli esempi. Prendo il primo nel consultorio familiare. Tu hai bisogno di una visita ginecologica, prima visita, però non accedi subito al ginecologo che ti darà la prestazione, è vero, perché ogni operatore dà delle prestazioni. Viene preceduto da un colloquio di accoglienza da parte di una figura che è tipica l'assistente sanitaria, la quale ti presenta il servizio, non solo la prestazione, ti chiede anche delle notizie su di te, sulla tua salute. Fa una piccola chiacchierata, non è un'indagine di terzo grado, però comunque cerca un pochino di conoscerti, e quindi questo cambia già un po' l'approccio che ha la persona, perché sa che potrà ricorrere al consultorio quando avrà altri tipi di bisogni, che il consultorio gli dà un'offerta anche più varia rispetto a quello che in quel momento è il suo bisogno. Quindi si configura proprio come una presa in carico più estesa. Naturalmente anche nel consultorio ci sono delle nel tempo, no? Sì, anche
diciamo, adeguato a dei nuovi bisogni, cioè il bisogno delle donne straniere, la necessità di avere un mediatore linguistico-culturale. Queste sono cose che sono state implementate perché c'è stato un bisogno, no? Sulla 194 pure, si sa che è un intervento che comunque ha un costo umano, biografico, da non sottovalutare. Poter fare dopo un intervento di IVG un gruppo che può esternare quali sono i sentimenti dopo questo intervento, sicuramente ha una valenza, come dire, di restituzione di un'esperienza umana. Lì è stato proprio preso in conto il debito emotivo di una cosa così. Quindi non è strettamente sanitario. Poi viene fatto in gruppo, quindi c'è una condivisione. Ugualmente lo è quando tu pensi ai corsi pre-parti e dopo parto. Cioè non sono delle cose strettamente sanitarie, però sicuramente avrà una prognosi migliore perché tu arrivi preparato meglio a un evento, o anche se io penso avere una nascita, un nuovo nato, ti scombina una vita familiare e bisogna ritrovare degli equilibri. Poter fare un gruppo del dopo parto vuol dire che condividi questi vissuti, ti dai aiuto a vicenda. Non so, la mamma che ha un bambino che ha già 8 mesi, gli dice: ma no, ma guarda, non ti angosciare che dopo passa, sono i primi 3 mesi più difficili. C'è tutta una, come dire, cioè una comunità che si riunisce, che affronta un'esperienza che ha degli aspetti sanitari, ma anche degli aspetti di vita. Se penso poi alla mia esperienza, che ho lavorato 40 anni in un servizio che si chiamava di igiene mentale dell'età evolutiva, trasformato dopo, quando siamo passati in ospedale, in neuropsichiatria infantile, io vedo che il soggetto della mia attenzione come psicomotricista era il bambino o la bambina, certamente, e dargli una terapia, quella che potevo fare del mio meglio. Però questo soggetto bambino non è da solo, cioè ha i suoi genitori, la sua mamma, il suo papà, il quale gli fa un effetto strano che tu li prendi il bambino e chiudi una porta. Cosa starà facendo questa persona col mio bambino chiuso in questa stanza? E quindi tu devi aprire la tua porta e devi condividere con la famiglia quello che stai facendo, lo devi far partecipare. E successivamente questo bambino dove vivrà? Vivrà a scuola, andrà a scuola, al nido, alla scuola materna. Se i problemi sono di una certa entità, bisogna preparare questo inserimento in una classe, perché se no si può rischiare proprio un fallimento. Quindi devi essere in contatto con la dirigenza scolastica. Devi poter partecipare così a un inserimento in una classe che non è così già pesante di altri problemi, quindi la diminuzione di alunni per classe. Bisogna garantire all'insegnante che tu farai dei colloqui e tu passerai degli strumenti lungo tutto l'anno, non una volta sola. Se la cosa è ancora più complessa, attraverso, diciamo, una collega ci si può scambiare e animare un gruppo di bambini, compreso il bambino in difficoltà che questo servizio sta seguendo. Perché questo? Perché il fine di questo lavoro, se voglio dire anche dell'efficacia del mio intervento, non è fine a se stesso, è proprio l'obiettivo, che è la lotta all'emarginazione, il benessere del bambino e della sua famiglia, il diminuire l'angoscia rispetto al futuro, perché man mano questa famiglia deve sperimentare che la scuola e la società lo prende dentro. Io non voglio neanche dire includere, perché non mi piace, fa parte.
fa parte, camminerà al suo ritmo, farà le sue cose, però è un obbligo. Quindi il servizio, questo ha come finalità. Cioè non tanto di dare una terapia, una prestazione. Quindi capite che cambia proprio l'ottica, cambia la finalità e quindi il sociale fa parte del sanitario, non è per niente diviso. Se poi penso un po' al discorso degli anziani, mi è anche successo di fare volontariato in un quartiere di case popolari a Milano, in pensione. E quindi di anziani come Maurizio descriveva, che sono anziani soli, magari anche poveri, e anche lì le risposte sono sì, diciamo, sanitarie, però c'è anche, e credo che il medico di base sarebbe felice se potesse interpellare l'assistente sociale, la quale si attiva con le risorse e quindi se c'è la convenzione anche con i custodi sociali, come a Milano ci sono stati, allora questa persona sola, senza famiglia, può avere appunto una persona che va in casa, che lo accompagna alle visite mediche e fa diverse commissioni insieme all'anziano. Se c'è bisogno di pasti a domicilio, uguale, però anche sui pasti a domicilio c'è da metterci la qualità, perché non basta mettere un vassoio davanti alla porta dove c'è mezzo litro di latte, una scatola di tonno e due maccheroni, perché poi l'anziano li mangia da solo, li lascia praticamente, che quando tu entri nelle case vedi ammucchiate scatolette di tonno e latte scaduto. Quindi ci vuole qualcuno che verifichi l'assunzione dei pasti. E mi ricordo che all'epoca si parlava proprio anche di poter avere un locale, diciamo, in comune per fare questi pasti, cosa che poi non si è mai realizzato. Però, insomma, tra il servizio anziani e diciamo il comitato si era dato molto da fare per ottenere un cambiamento anche in questo senso. Altra cosa che nel territorio che diciamo l'attenzione che viene posto è anche rispetto a delle cose collettive e quindi alla prevenzione. Quindi credo che nella Casa della Salute per gli anziani si possono intercettare persone ancora sane, avvicinarle alle offerte di servizi e proporre, che so, già delle momenti di dibattito su il diventare anziano, oppure gruppi di movimento, facciamo di camminare, vediamo un po', oppure delle cose più culturali. Gli operatori potrebbero intervenire anche nei centri anziani e invece di andare a giocare a carte, eccetera, si può anche, diciamo, offrire qualcosa che riguarda di più i problemi legati alla salute. Quindi sul territorio il personale si occupa dei singoli, però deve avere anche un occhio proprio a gruppi di popolazione e interpretare nuovi bisogni e interpretarli in senso collettivo. Credo che questa dimensione partecipata e collettiva sia veramente una carta vincente, perché quello che ci manca è anche una possibilità di confronto per le esperienze, per i problemi che ciascuno di noi sta vivendo. Beh, sicuramente un'altra cosa che si può proporre è sull'uso dei farmaci. Credo che nella popolazione anziana c'è parecchio pasticcio anche rispetto all'assunzione dei farmaci, quindi un uso appropriato anche di questo, dei medicamenti, sia anche una cosa importante.
Quindi nel territorio bisogna appunto potersi richiamare, chiamare a collaborare a vicenda senza separatezza. Sempre pensando agli anziani, mi ricordo la difficoltà estrema quando l'assistente sociale aveva bisogno dello psichiatra perché l'anziano aveva proprio dei momenti di difficoltà mentali o di comportamenti psichiatricamente problematici. Non ce n'era, non mi riguarda, non è un mio paziente. E quindi queste connessioni che poi impediscono il peggio, impediscono un TSO, impediscono un internamento, insomma ci sono tante cose che se si fanno al momento giusto impediscono il peggioramento delle situazioni. Quindi quest'ottica proprio tempestiva, ma io direi anche di buon senso, se uno pensa proprio all'efficacia e all'efficienza, credo che di queste cose bisognerebbe veramente tenerne conto. Quindi vi ho detto un po' quello che potevo dire e penso che avremo molto lavoro da fare se vogliamo ritornare proprio a una medicina di territorio come noi la pensiamo, come noi vediamo che debba essere anche questi raggruppamenti dentro la Casa della Salute. Finito. Grazie Elisabeth. Ma prima di passare a Elena, mi verrebbe comunque da chiedervi sia a Maurizio che a te, sulla base di tutte le considerazioni che avete fatto sulla necessità di andare a ricreare proprio questo territorio, questi servizi integrati nel territorio, queste equip multiprofessionali, no? Pensando a quello che sta venendo avanti col PNRR, che fa delle proposte, Maurizio in parte alcune cose le ha già dette, però ci sono delle proposte precise che prenderanno spazi organizzativi, prenderanno dei finanziamenti, ma che mi sembra non siano adeguati, perché appunto sì, o la casa della comunità viene tradotta e declinata in un certo modo, l'ospedale di continuità, ecco, per cui vorrei capire il vostro pensiero adesso, cioè che cosa si può effettivamente fare, su che cosa dobbiamo puntare, perché cioè, questo sta arrivando e noi, e soprattutto a livello poi dei territori, a livello regionali, no? Purtroppo, perché comunque abbiamo ancora questa suddivisione dei sistemi sanitari, su che cosa dobbiamo incidere? La casa della comunità, l'ospedale di continuità? Cioè, che cosa può essere una proposta che ampli gli orizzonti e che faccia entrare invece o rientrare questa ottica dei distretti, questa ottica dei servizi integrati? Vi chiedo se potete ancora dedicare un paio di minuti a questa parte qua. Maurizio, Elisabeth. Maurizio, parti tu. Beh, sull'ospedale di comunità credo che Maurizio sia più indicato. È il microfono che non... Eccolo. Gentile, eccomi qua, scusate. Del resto, perché siamo contrari alle tecnologie? Perché Elisabeth compare come Fulvio, io come Laura Petermaier, non attiviamo i microfoni, quindi abbiamo qualche resistenza alla telemedicina. No, perché allora, io penso che i margini di manovra siano pochi, perché lì si punta molto sulla telemedicina, e mentre i contenuti della casa della comunità non ci sono fondamentalmente. Quindi quello su cui noi possiamo provare a spuntare qualcosa possono essere
possono essere chi ci sta nella casa di comunità, cioè quali sono le figure e i servizi che noi vogliamo lì dentro e quali sono comunque le procedure con cui si lavora lì dentro. Perché non può essere semplicemente la somma di una serie di servizi. Quindi i nostri ambiti di manovra lì dentro sono questi qui. E chi c'è e come lavora insieme e come viene strutturato per lavorare insieme. Queste sono secondo me le due cose. E soprattutto puntare sull'aspetto non solo medico ma sociale, perché è quello che noi vediamo che mette più in difficoltà le persone. Insomma, io penso che per carità i problemi medici sono tanti, ma in qualche modo la pietra ci se la mette. È sul lato invece della povertà, della solitudine che siamo più in difficoltà. L'altra cosa è quella della domiciliarità, perché adesso non l'ho detto prima, ho fatto ricordare Elisabeth, avere uno specialista a domicilio oggi è impossibile, è quasi impossibile. Ci sono alcune cooperative che gestiscono l'assistenza domiciliare integrata che hanno qualche specialista, qualche vulnologo, qualche cardiologo, ma è merce rara e devi pregarli con i cieli perché mandino fuori uno specialista al domicilio. Ripeto, non ce n'è bisogno tutti i giorni, però quando ne hai bisogno non c'è. Banalmente, una cosa banale è lì appunto, poi la ricchezza, la povertà delle persone fa la differenza. La cosa più banale al mondo, noi avviamo le pratiche per fare la domanda di invalidità per chiedere l'accompagnamento. La nostra è semplicemente una formalità. Noi siamo considerati medici di parte, quindi quello che c'è scritto sulla nostra relazione, secondo me, manco lo guardano. Ci vuole una relazione di solito di un geriatra che scriva le due frasette magiche: non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, non è in grado di spostarsi senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Sono le due frasette che ti danno, che se le scrivo io non contano niente, ma se le scrivo un geriatra valgono. Allora, l'idea, la possibilità di avere un geriatra che scrive queste cose è un iter complicatissimo, perché se io vado con i mezzi classici, un appuntamento con un geriatra ce l'ho, se va bene, tra 3 mesi, se va male ce l'ho tra 6 mesi, se va malissimo ce l'ho tra 9. Un geriatra a domicilio è impossibile da avere, è impossibile. Quindi se uno è effettivamente invalido non riesce a fare questa visita. Se riesce ad andare con le difficoltà, vuol dire che i figli perdono un giorno di lavoro per andare, per mettere in macchina una persona anziana. Io con mia mamma alla fine ho pagato una geriatra che è venuta fuori in libera professione per l'ospedale e mi ha fatto la visita, questa benedetta certificazione. Alla fine è una questione di soldi. È una questione di soldi. Io a tutti i miei anziani che posso gli dico: guarda, perdete meno tempo, perdete meno energie, perdete anche meno soldi, perché se dovete perdere 2 giornate di lavoro, prendere un taxi o un'ambulanza per andare a fare una visita, spendete meno a chiedere una visita in libera professione. Mi vergogno a dire queste cose qui, ma è così. Nella pratica è così. Quindi queste qui sono le cose che non funzionano. L'ospedale di comunità può avere un senso, sono gli ospedali a bassa intensità, dove le persone escono da una fase acuta e possono stare qualche giorno. Ma in realtà, se possono stare lì qualche giorno, probabilmente potrebbero starsene anche a casa propria. È dato la necessità di svuotare ancora più rapidamente gli ospedali, che già si svuotano da quando ci sono i DRG a un ritmo velocissimo, nel senso che voi entrate e uscite in 2 giorni anche con un'angioplastica, ormai in 2 giorni vi mandano fuori. Quindi l'ospedale di comunità ha un senso, ma una domiciliarità ben gestita può anche. Non dico che posso sostituirlo completamente, ma insomma no. Si è allungata la degenza un paio di giorni in modo da poter organizzare la terapia al domicilio. Non mi sembra quello il cardine della sanità territoriale. Se lo fanno, ben venga, ma anche lì bisogna vedere, perché se poi è un'altra cosa che va sul gobbone dei medici di base e degli infermieri continuano a svuotare il territorio per fare un altro ospedaletto, ma no, cioè no. Non mi sembra quella la soluzione.
ti richiede poi appunto personale, medici, infermieri, quindi alla fine fa tanto male che li impieghiamo a lavorare nel territorio. L'altra cosa drammatica è la carenza dei medici di base. Oggi ho parlato con un mio amico, mi ha detto al Giambellino stanno andando in pensione contemporaneamente tre medici di base, non c'è nessuno che subentra. Noi siamo già un carico mediamente, chi lavora, di 1600 pazienti. Quando vi dicevo che non riesco, che alla sera ho più roba da fare di quelle che ho al mattino, è perché è un carico insostenibile. E i medici di base non ci sono, questo è il frutto di una programmenziale, per cui con il numero chiuso paghiamo tutte queste cose qui, paghiamo il numero chiuso, paghiamo che la medicina di territorio non è un lavoro che ha grande appeal, che è pagato, il corso stesso è pagato meno che un corso di specializzazione universitaria, quindi fondamentalmente pochi vogliono fare il medico di base. Quindi c'è tutta una serie di carenze che è così. Io dico che penso che nel nostro modello della casa della salute comunque la presenza degli specialisti, almeno delle principali specialità, ci debba essere assolutamente. Cioè la continuità assistenziale, la specialistica, diciamo così, e la le cure primarie. E questo è il nucleo, diciamo, degli operatori che abitano e stanno nella casa della salute. Se gli spazi sono più ampi, possono prendere anche, diciamo, si può ospitare anche un consultorio o un servizio consultoriale pediatrico, insomma. Non penso che sia l'idea di avere tutti insieme nello stesso luogo. Cioè possono, diciamo, e la modalità di collaborazione e di lavori fatti insieme, quello che conta, e che quindi ci voglia una direzione di distretto che faccia proprio, diciamo, il raccordo, che solleciti dei progetti, che faccia le indagini epidemiologiche, che si faccia le relazioni annuali sui servizi da rendere conto alla popolazione in ottica partecipativa. Cioè ci vuole una testa che fa la regia, diciamo così, e ha anche dei compiti di promuovere, di sostenere, di rendere conto nella dimensione proprio del proprio territorio. E credo che una delle cose più importanti, bisogna assumere personale, soprattutto infermieri di comunità, assistenti sanitari, del personale che ha, diciamo, noi non una specialità acuta, ma ha una competenza che può essere proprio da ponte, che può essere proprio da ricamo. Ok, grazie. Scusatemi, ma... Vedo una domanda nella chat. Sì, infatti c'è una domanda, ma siccome mi è saltata la connessione, io non riesco più... Non ce l'ho. La vedo io. Ok. Dice Donatella Uliosi che mi chiede che speranza abbiamo di avere una presa in carico del malato anziano a 360 gradi quando non si riesce nemmeno ad attivare una comunicazione tra ospedale e servizi sociali. Beh, certo. No, non stiamo andando in quella direzione, quello naturale che stiamo andando indietro e non avanti. Noi lottiamo per andare avanti, naturalmente. Voglio dire che l'unica cosa che posso dire e che posso consigliare è che comunque quando c'è un problema all'interno dell'ospedale bisogna rivolgersi in direzione sanitaria, ufficio relazione col pubblico e espletare questi pochi diritti che abbiamo a disposizione. Il malato non si porta a casa se non è avviato una procedura che può essere il trasferimento di riabilitazione o il tempo di attivare un'assistenza domiciliare laddove serva, o di avere un letto se serve prima che arrivi a casa, o dei servizi o dei presidi o delle altre cose. Quindi bisogna regolarmente andare e scrivere direzione sanitaria, ufficio relazione al pubblico.
perché sennò è facile per gli ospedali dimettere le persone prima che sia attivato un percorso. Questo non deve succedere, è nostro diritto chiedere che venga attivata una procedura prima della dimissione e una presa in carico. Questo è obbligatorio perché sennò siamo veramente allo sbando totale. E già ci siamo. Purtroppo è quello che è la regola, è quello che avviene, no? Sia con queste dimissioni non protette che sono Ma la richiamate cosa, se mi dalle parti. permettete, volevo solo, grazie intanto per la risposta. La cosa grave è che spesso hanno di fronte un familiare che non sa di poter fare questo percorso e di dover fare questo percorso. E sicuramente quando poi lo intraprende ha comunque davanti a sé una serie di trabocchetti che vengono proprio tesi apposta, nel senso che anche se presenta diciamo, l'opposizione alle dimissioni, viene continuamente contattato telefonicamente, quindi bisogna continuare a seguirlo, bisogna continuare a dirgli che mosse deve fare per appunto non cadere in questi stratagemmi che hanno comunque per farlo recedere dall'opposizione. È che secondo me, io ho fiducia, cioè se no non farei quello che faccio se fossi disperata, però penso che siamo così lontani da quella immagine che ci vogliono dare con questa ristrutturazione, no, del servizio territoriale, cioè questa idea è così lontana dalla realtà che mi sembra quasi un'utopia. Ecco, era solo questo, cioè c'è tantissimo lavoro, tantissimo, non indifferente. Ecco. Grazie comunque della risposta. Ok, se siete d'accordo, farei parlare Elena Brugnone dell'Associazione Umana di Perugia, che ci presenta queste vignette particolari, e dopo apriamo bene il dibattito. Per cui intanto preparate le domande se volete scriverle nella chat oppure se volete scrivere che volete intervenire, così abbiamo anche proprio una gradualità degli interventi. Elena, a te. Ho visto che c'è già una richiesta di fare una domanda a Andrea Ciattaglia e ai relatori che hanno già parlato. Per me va bene No, ma va bene, lasciare. intervengo. No, ma va bene, intervengo dopo, vai pure. Cioè, mi segno per Ok, dopo, per la scusate, ma io discussione. Sì, no, hai ho perso la ragione, hai sta ragione. precedente, per cui non ho idea. Ok, scusa Andrea. Grazie, grazie. Ok, allora, buonasera a tutti. Sono Elena Brugnone, presidente dell'Associazione Umana Organizzazione di Volontariato di Perugia. Abito a Perugia dal 95, sono di Venezia, quindi naturalizzata in Umbria. Mi occupo di diritto alle cure, tutela del diritto alle cure delle persone non autosufficienti malate. Umana è acronimo tratto da Unione per la difesa dei diritti degli anziani malati non autosufficienti, perché purtroppo sono la maggioranza delle persone malate non autosufficienti e quindi la nostra associazione è nata nel 2013 a Perugia proprio per difendere diritti spesso negati a questi malati. Vorrei ricollegarmi agli interventi prima di presentare il vignette del progetto di disegno che è appena nato, insomma, agli interventi del dottor Baldi e di Elisabeth, perché credo sia importante, visto che la nostra associazione di volontariato si occupa di una categoria che poi, fra l'altro, è quella che ha portato a far nascere il coordinamento nazionale alla luce della tragedia delle vittime morte nelle RSA, che ricordo sono tutti anziani malati non autosufficienti. A dire il vero, le oltre 120.000 vittime del Covid e anche di altre patologie nel corso della pandemia sono tutte persone che sono morte in condizioni di malattia e di non autosufficienza. E credo che sia importante distinguere la cronicità in situazione di autosufficienza e la cronicità in situazione di non autosufficienza.
negli anziani spesso con pluripatologie o con forme di demenza come l'Alzheimer, ma non ci sono solo gli anziani, ci sono in Umbria, abbiamo fatto nascere un'alleanza di associazioni, partecipano anche associazioni che si occupano di disabilità gravi che provocano una limitazione dell'autonomia e una situazione di non autosufficienza. Parliamo di autismo grave, di disabilità intellettive gravi. Ecco, questa categoria di persone con le loro famiglie è la categoria di cittadini che è stata più colpita dal punto di vista della salute nel corso della pandemia, ma già, come giustamente ha detto anche Laura, credo, già prima della pandemia c'era una situazione di grave carenza di servizi e strutture, e anche il dottor Bardi l'ha segnalato. È importante capire che cosa spiegare che cosa intendiamo per non autosufficienza dal punto di vista sanitario. Intendiamo totale dipendenza dall'aiuto di altri H24 nel corso delle 24 ore per le fondamentali funzioni della vita quotidiana. Parliamo di persone che sono titolari dell'indennità di accompagnamento proprio perché in condizioni di totale dipendenza, o che comunque sono riconosciute dal medico di medicina generale come persone che avrebbero diritto e che quindi chiedono la visita della competente commissione per ottenere quell'indennità. Ma quell'indennità non è prestazione sanitaria, non è prestazione sociosanitaria. Indica che ricevono un'indennità e che sono anche malati e hanno quindi indifferibili esigenze sanitarie e sociosanitarie. E c'è una condizione di non autosufficienza temporanea, e qui è importante la prevenzione, soprattutto per gli anziani. Abbiamo fatto delle conversazioni in Umbria e la geriatra, il primario di geriatria dell'ospedale di Perugia, ha segnalato che, ad esempio, nell'ospedale per 700 ricoverati, nell'ospedale di Perugia, ci sono solo 4 fisioterapisti. Quindi molti anziani rischiano, soprattutto per le liste d'attesa o per la priorità data ad esempio ai giovani della riabilitazione, di diventare non autosufficienti in situazione di irreversibilità proprio a causa della mancanza di una tempestiva presa in carico e continuità terapeutica di riabilitazione. E quindi rischia di vivere in condizioni di non autosufficienza con un impatto sulla famiglia pesantissimo dal punto di vista dei costi psicofisici ed economici dei familiari coinvolti che si rendono disponibili volontariamente ad accudire i loro cari non autosufficienti. Quindi questo credo che sia importante distinguere, perché è proprio per i problemi che evidenziava anche il dottor Bardi, l'esigenza di un'organizzazione, di una pianificazione sanitaria e sociosanitaria, di finanziamenti, di più personale medico, infermieristico, operatori sociosanitari, fisioterapisti, logopedisti e via dicendo, ecco, è importante tener conto e capire qual è la situazione sanitaria, quanti sono le persone in Italia e nelle varie regioni che hanno questa condizione di non autosufficienza causata da malattie, spesso pluripatologie o da gravi disabilità. E sicuramente sono persone che, come tutti, hanno diritto alla salute, ma che in base anche a quello che è previsto dai LEA, oltre ad avere diritto alle prestazioni sanitarie, hanno anche diritto a quelle prestazioni sociosanitarie di continuità. Per cui la cosa fondamentale, che credo, per ricollegarmi agli interventi di chi mi ha preceduto, la cosa fondamentale è promuovere la presa in carico da parte dell'ASL, competente per legge, perché il Servizio Sanitario Nazionale si basa e deve garantire l'universalità dell'accesso alle cure, indipendentemente, lo dice l'articolo 1, anche l'articolo 2 della legge, che è richiamata da quel decreto legislativo del 92 che avete citato, e quindi anche le aziende sanitarie locali devono attenersi al principio universalistico dell'accesso alle cure.
è ovvio che se una persona è totalmente dipendente, non può bastare il medico di base, il medico specialista o l'infermiere una volta alla settimana, una volta al mese. È necessaria assistenza tutelare per l'anziano non autosufficiente malato, l'assistenza tutelare professionale, comunque mansioni di accudimento che normalmente vengono svolte dai familiari su base volontaria. Volontaria. Quindi i familiari svolgono un ruolo essenziale che fra l'altro non è neanche riconosciuto dai LEA e questo è un grosso problema. È un grosso problema perché molti familiari sono disinformati e non sanno che se proprio non ce la fanno più e non sono in grado di provvedere, possono ricorrere a percorsi di tutela e a richieste scritte citando le norme di legge che obbligano le ASL a prendere in cura e a curare nella loro globalità H24 queste persone malate non autosufficienti. Non lo sanno e quindi sono in gravi difficoltà. La presa in carico da parte dell'ASL, del malato non autosufficiente o della persona con disabilità grave, soggetto autistico o altra disabilità che causa non autosufficienza, è fondamentale non solo per la tutela della salute del malato interessato, ma anche per la tutela della salute dei familiari accuditori. Pensiamo agli anziani. Coniuge che assiste l'anziano o la moglie o il marito non autosufficiente malato. Se è da solo, se non è garantita una presa in carico con quello che noi nella vignetta che vedrete di Mr. Bed abbiamo anche rappresentato come cure domiciliari, progetto personalizzato e contributo economico, così come viene garantito per il ricovero convenzionato dei malati non autosufficienti senza limiti di durata, e un progetto personalizzato che accompagni, che garantisca un monitoraggio dall'inizio, dall'esordio della non autosufficienza fino all'ultimo giorno di vita. Un monitoraggio e delle prestazioni che si modificano nel tempo con un progetto scritto, perché l'ASL deve prendersi la responsabilità per iscritto delle prestazioni, del monitoraggio, della direzione che affida, noi lo diciamo come associazione umana anche con le altre associazioni dell'Alleanza per i diritti delle persone non autosufficienti che è nata in Umbria, l'anno scorso chiediamo che sia il medico di medicina generale, ma che il medico di medicina generale che dirige e controlla il progetto personalizzato per le cure domiciliari non sia lasciato da solo. Deve potersi avvalere, giustamente il dottor Bardi ha detto, deve potersi avvalere di medici specialisti, quando servono l'ASL li deve garantire, anche a domicilio. Devono essere garantiti i fisioterapisti e i programmi di fisioterapia se il malato ha bisogno di fisioterapia, logopedia, psicologo se c'è un problema che richiede anche un'attenzione per il familiare che accudisce, quindi garantire anche la presa in carico, comunque seguire anche la salute del familiare in modo che non venga meno quell'elemento essenziale che assicura le cure domiciliari, altrimenti si deve provvedere al ricovero che fra l'altro costa anche di più al servizio sanitario, ma che comunque è un diritto del malato che deve essere garantito sempre se il familiare dice che non ce la fa. Quindi credo che sia importante fare un discorso di responsabilità e di importanza alla luce della condizione di grave carenza di salute di queste persone non autosufficienti, l'importanza che sia l'ASL a prendersi carico e che le prestazioni sociali di cui parlava anche Elisabeth si aggiungano e vengano coordinate nell'ambito del progetto personalizzato di cura in modo che il malato abbia la garanzia delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie di cui ha bisogno nell'intero arco della sua malattia e in più
se si trova in una situazione economico-sociale, relazionale, abitativa di difficoltà, in più anche prestazioni sociali che completano e che giustamente, come diceva anche il dottor Bardi, servono a influiscono anche sulla salute. Ma la cosa fondamentale è che la responsabilità se la prenda per iscritto l'ASL e che ovviamente ci sia una persona, in questo caso credo per le cure domiciliari il medico di medicina generale, supportato però dall'ASL, in modo che eventualmente possa delegare anche un infermiere di prossimità per gestire. Un'altra cosa che chiediamo è l'istituzione di un diario clinico, una cartella clinica a domicilio, in modo che il familiare e l'assistente familiare, la cosiddetta badante, possano imparare a gestire correttamente la persona malata con disabilità, senza rompergli un braccio, una gamba, senza farla cadere, cioè sapere e soprattutto imparare anche a monitorare sotto il controllo del medico, annotando nel diario clinico, e questa è una proposta che facciamo in Umbria, che chiediamo alla regione di prevedere in questi progetti personalizzati scritti, anche l'istituzione di questo diario, in modo che ci sia un controllo e che i familiari che si assumono una responsabilità nella gestione della persona non autosufficiente siano però seguiti, aiutati, supportati dal personale sanitario coinvolto, insomma. Elena, presenta le vignette. Quindi ecco, mi sembrava importante questo perché almeno così adesso, però ecco, l'unica cosa è che non so come fare per mostrarle le vignette. Le sta preparando Antonio, ecco, guarda. Perfetto. Okay. Grazie Antonio. Allora, Mr. Bad è un disegnatore, Marco Bargagna di Spello. Oggi purtroppo non può partecipare perché non sta bene e mi ha detto che magari parteciperà in una prossima occasione. Questa è la sua prima vignetta. L'anziano malato non autosufficiente è nel quadro appeso al muro. E il giovane signore con la figlia, capelli rossi, che è la figlia che è diventata la figlia accuditrice del padre anziano, la madre non c'è più, è morta, e qui rappresenta praticamente con il titolo Soli, notate il pannolone aperto sul letto, alcuni particolari, insomma, rappresenta un anziano con demenza, quindi in una situazione di non autosufficienza, che ha necessità di essere accudito e gestito nelle 24 ore, che non può essere lasciato da solo e che quindi comporta, notate la figlia molto stanca, non può neanche curarsi nella persona con la tuta, spettinata, affaticata, ecco, richiede una gestione H24 e quindi... ciò che il contributo giornaliero che in base alla normativa nazionale il servizio sanitario deve garantire per i ricoverati in convenzione, noi chiediamo che sia garantito un contributo, anche un contributo economico, per fare in modo che gli accuditori, che sono in realtà in maggioranza accuditrici, cioè donne, possano anche avere il tempo per poter lavorare, se hanno la possibilità per non lasciare il loro lavoro, oppure comunque di potersi alternare con un'altra persona che le sostituisca, insomma, no? Ecco, quindi soli, perché normalmente questa è la situazione che si verifica, un anziano con demenza spesso è scaricato completamente a carico dei familiari, e se il familiare è una moglie anziana oppure una sola figlia oppure anche più figli ma che lavorano magari in altre regioni e che comunque non hanno l'obbligo giuridico di accettare oneri e responsabilità di cura
che fanno capo al servizio sanitario, la gestione, se non c'è un progetto personalizzato scritto con responsabilità che si assume anche il settore sanitario per la gestione del malato e il monitoraggio del malato a domicilio, diventa un grosso problema, perché c'è il rischio di aggravamento e di mancanza di prevenzione per un aggravamento delle condizioni cliniche del malato, in mancanza anche di monitoraggio. E poi c'è il rischio di una perdita di salute del familiare accuditore, e questo significa maggiori spese per il Servizio Sanitario Nazionale, perché se si ammalano anche il coniuge che assiste, oppure la figlia in questo caso che assiste, il Servizio Sanitario poi si ritrova in ospedale con il malato e anche con il familiare. Quindi ecco, okay. Elena, sii un po' più sintetica perché hai ancora pochi minuti, se no sì, non riusciamo a fare sì, il dibattito. Quindi la vignetta rappresenta, è questo, che sono varie riflessioni che si fanno. No? In realtà c'era un'altra vignetta che è la seconda, ve l'avevo mandata, non c'è? E quella sarà quella dopo? Prova sì, a scorrere. Possiamo vedere? Eccola, questa è la seconda vignetta, ASL presa in carico. La vignetta che praticamente rappresenta la l'ente a cui deve fare riferimento il familiare per la cura del malato a domicilio. In questo caso la figlia ha preso informazioni e va in un ufficio che è preposto per la presa in carico, cure domiciliari, progetto personalizzato e contributo economico. È l'obiettivo, la richiesta che viene fatta, e lì poi si avvierà un percorso in cui lei, questo è uno dei momenti insomma di arrivo, lei si parteciperà insieme all'ASL e poi anche al medico di base alla predisposizione del progetto personalizzato. E qui, quando la sanità diventa umana, il medico, che appunto qui c'è l'istituzione anche della cartella clinica domiciliare, la presa in carico, il contributo economico che serve anche per sostenere le spese di gestione H24 del malato o della persona con disabilità, in modo da non lasciare soli i familiari. E questo è un po' l'obiettivo che dovrebbe essere garantito per tutti coloro che hanno la possibilità di essere curati a casa, in quanto ci sono dei familiari che si rendono volontariamente disponibili ad accudirli a casa. Il progetto dei disegni di Umana è appena nato, è una iniziativa che vorremmo portare avanti, abbiamo stanziato un budget, il disegnatore è molto disponibile, anche sensibile, e vogliamo provare a sperimentare una forma di comunicazione in cui cerchiamo di evidenziare le esigenze, i problemi, e di far capire qual è il contenuto concreto del diritto alle cure e che cosa noi chiediamo alle istituzioni competenti che facciano. È un modo per far capire anche ai cittadini, senza leggere troppe pagine, da un'immagine con un titolo, farli riflettere, stimolare la riflessione e magari promuovere consenso attorno alle iniziative che le associazioni promuovono. Questo lo mettiamo a disposizione del coordinamento nazionale, queste vignette, perché possono essere un'occasione anche per appunto aiutare anche le iniziative del coordinamento nazionale CDSA. Grazie. Neonato, CDSA. Neonato, CDSA, neonato. Dopo tanta fatica. Grazie a te, Elena. E grazie Antonio che ci ha aiutato con la parte tecnologica. Allora, c'era Andrea Ciattaglia, che io appunto mi sono persa prima, per cui... Sì, Andrea, grazie. Sì, grazie, attivo solo l'audio perché, scusate, sono in un trasferimento. Io vorrei fare una domanda che forse può essere anche di chiarimento rispetto... volevo fare una domanda ai primi due relatori rispetto alla questione del sociale. Nel senso che volevo chiedere loro se non è più a livello comunicativo, se non è più
corretta, più giusta, più forse anche meno fraintendibile, la definizione di relazionale per le cose che loro, per le prestazioni che loro hanno esplicitato. E mi riferisco, cioè, come dire, mi riferisco al fatto che i due interventi che hanno seguito, quello di Donatella Oliosi e poi quello di Irena Brugnone, hanno secondo me sollevato, almeno per quello che io posso vedere dal nostro osservatorio, dalla Fondazione Promozione Sociale, hanno sollevato il fatto che quando ci si occupa di casi specifici dal punto di vista della tutela dei pazienti, il problema non è tanto il sociale inteso come viene inteso, come veniva raccontato, cioè il colloquio pre visita con il ginecologo o l'orientamento rispetto ai servizi, oppure la presa in carico del paziente che oltre ad essere malato può avere anche una situazione di lutto o di situazione familiare difficile. Il problema è che il servizio sociale, ma non dentro la sanità, il servizio sociale dei comuni e dei consorzi ostacola il godimento del diritto alla presa in carico sanitaria. Cioè tutti i casi che si presentano non sono casi di persone prese in carico il cui diritto sanitario è soddisfatto, però è soddisfatto male perché gli operatori sono scorbutici o perché non ci sono, perché non cambiano continuamente o perché non mi fanno o perché mi scaricano, eccetera. Il problema è che non sono proprio presi in carico. Perché? Perché nel momento dell'ingresso del servizio sociale come servizio, non prestazione sociale all'interno della sanità, ma proprio un servizio diverso, che è quello sociale, quindi quello socioassistenziale dei comuni e laddove ci sono dei consorzi, ragiona con l'ottica che lui la prestazione la deve dare solo a chi, oltre ad una situazione di esigenza clinica che viene valutata da altri, dalla sanità, soddisfa anche una situazione di esigenza socio-economica. Agli altri, cioè penso di dire tranquillamente a tutti i partecipanti di questa chat, il servizio socio-assistenziale non li guarda, perché li esclude a priori dal suo orizzonte. Allora, se chiedo se non può essere, per le battaglie in cui insomma è impegnata la Medicina Democratica e sono impegnati anche il neonato coordinamento, chiamare le cose col loro nome. È benissimo la relazione e il ruolo degli assistenti sociali, il ruolo relazionale in sanità, cioè quando la mia presa in carico, il mio diritto è soddisfatto. Malissimo il fatto che la sanità possa scaricare su un altro servizio, che ovviamente ragiona con i suoi criteri, prendo in carico solo quelli che hanno necessità socio-economiche, gli altri se la cavano da sé, possa scaricare su un altro servizio la presa in carico delle persone. Perché queste persone non è che hanno la parte della sanità e poi non hanno quella dei servizi sociali, non hanno niente. Perché la sanità dice no, vai dal servizio sociale a farti valutare. Il servizio sociale dice io questo non lo guardo perché non è un poveraccio, scusate il termine, ma è così, e quindi non viene preso in carico da nessuno. Allora, questa è, e chiudo, la parte che secondo me i vari coordinamenti che stanno nascendo, le iniziative nazionali, devono avere, io credo, molto ben presente, e chiedo conferma ai due relatori iniziali, perché altrimenti questa favola dell'integrazione sociosanitaria, che è esattamente il legittimare questo, fate sedere anche me del servizio sociale al tavolo per decidere se questo entra o meno nel servizio, se questa o meno la prestazione, diventa la trappola fondamentale per tutto quello che abbiamo detto, cioè per i giochetti, per buttare fuori quelli agli ospedali, per non dargli le prestazioni domiciliari, eccetera, eccetera. Allora, il servizio sociale deve venire eventualmente a valle di una presa in carico sanitario, mai sullo stesso piano, perché se noi trattiamo sullo stesso piano un malato, il Servizio Sanitario Nazionale deve trattare sullo stesso piano il malato poveraccio e il malato che ha le risorse economiche per far fronte alle sue esigenze sociali, relazionali, familiari, eccetera. Ma dal punto di vista della presa in carico della malattia, e per il non autosufficiente questo significa praticamente tutto, perché ha bisogno di quello, di essere curato, non devono esserci distinzioni. Se cadiamo, credo, nel trabocchetto, chiedo conferma ai relatori,
dell'integrazione sociosanitaria, del fatto che sia importante la valenza dei servizi sociali comunali, credo che il sistema sia facilmente smontabile. E il PNRR in questo ha delle crepe evidenti che sono state messe lì ovviamente da chi su questo ci gioca, ci lucra agli appalti di quello che si diceva prima, tutti i servizi dati in appalto, no? Tolti al pubblico e dati al privato, profit, no profit, eccetera. Quindi vorrei una precisazione su questo, se possibile, sulla chiarezza terminologica di dire servizio sociale è una cosa a parte, valenza sociale o valenza relazionale della sanità è una cosa che ci sta benissimo, meravigliosa. Io non la distingo granché dal corpus intero delle cure. Ok, chi risponde? I microfoni si sono bloccati. Scusa, Laura, posso agganciarmi un momento al discorso di Andrea? Beh, e ricordare anche che la tutela, la presa in carico sanitaria ha un'importanza anche per la prevenzione di reati che spesso possono essere perpetrati anche nei confronti di utenti malati non autosufficienti, ricchi. A maggior ragione i ricchi, perché in caso di demenza, soprattutto se si trovano soli o con familiari che non sono in grado di gestire la tutela, la presa in carico del malato non autosufficiente, anche se ci sono tanti soldi, perché c'era il discorso, no, i soldi fanno la differenza, no, è fondamentale il principio universalistico da applicare non solo in ambito ospedaliero e di medicina di base, ma anche di presa in carico del paziente che ha bisogno di cure di lungo termine nell'intero arco della malattia, indipendentemente dalla situazione sociale, come dice la legge istitutiva del servizio sanitario, proprio perché si tratta di persona che, anche se ricca, totalmente dipendente, incapace di denunciare chi lo maltratta, e potrebbe essere che i familiari, come è successo nel caso famoso del giudice Fontana di Belluno, che nonostante avesse 4 figli, per 9 mesi è stato maltrattato dalle badanti perché non c'era la presa in carico sanitaria. E quello è un caso che fa scuola, perché anche se sei giudice in pensione, hai tanti soldi, hai 4 figli, i figli se ne sono accorti, certo, l'hanno tutelato e sono andati fino in Cassazione per condannare chi aveva maltrattato il genitore. Però ecco, era un giudice malato di Alzheimer che non era in grado di difendersi. Questi casi particolari sono esemplari del fatto che la presa in carico sanitaria interessa i poveri ma anche i ricchi. Questo è un contributo che volevo dare e credo sia importante. Maurizio? Ma sì, io, come dire, se ho ben capito, l'obiezione è che i servizi sociali prendono in carica solo assistiti sotto un certo reddito. Ok, no, noi non siamo favorevoli a questo nel caso di non autosufficienza, e noi abbiamo fatto battaglie anche legali, per esempio, contro il pagamento delle rette e delle RSA, perché, come sapete, la rete vengono divise in una quota sanitaria che va a carico del Servizio Sanitario Nazionale e una quota che riguarda la cosiddetta assistenza, che va a quota delle famiglie o dei comuni laddove i familiari non possono intervenire. Noi abbiamo fatto, ripeto, battaglie anche legali contro le rette e la parte assistenziale della rete in casa di riposo, perché pensiamo che una persona invalida al 100% sia malata e basta, e la sua necessità di assistenza dipenda dalla malattia, quindi su questo nessun dubbio. Elisabeth, aggiungi qualcosa anche tu? Sì, non sono molto ferrata su questa cosa. Certo che noi, come ha detto Maurizio, cioè le cause ci sono per la presa in carico 100%
della sanità e quindi delle azioni li facciamo anche nei confronti dei sindaci per dire, ma guardate che questa divisione della quota in assistenziale è così che vi cade su di voi perché noi vi chiediamo l'integrazione della retta, voi rifacetevi, scusate, sulla sanità e fate valere anche voi che questa è una competenza 100% del Fondo Sanitario Nazionale. Sull'altra parte della domanda di Ciattaglia, cioè è vero, cioè quello che io ho cercato di far capire, non so se mi sono spiegata, è che dentro i servizi territoriali ogni operatore deve avere, diciamo, una consapevolezza che agisce poi per il benessere totale e quindi fa in modo proprio che questa persona abbia, diciamo, sia dal punto di vista relazionale, sia dal punto di vista delle risposte, quello che risponde al suo bisogno, nel senso che non dice io sono psicomotricista quindi io faccio solo la terapia o io sono l'infermiera e quindi faccio soltanto le medicazioni e quello che mi compete, ma se vedo altri bisogni, io sono inserita nel territorio dove questa cultura di rispondere totalmente ai bisogni esiste e quindi vado a cercare le risposte che ho accanto ai miei strumenti, ai miei colleghi e quindi devo superare i limiti miei per dare intera soddisfazione a quello che la persona mi chiede. Su invece il fatto che si fa valere l'ISE perché è dentro il servizio sociale, sono servizi a domande individuali e quindi la valutazione viene fatta in base all'ISE, questo è un meccanismo con il quale noi dobbiamo fare i conti, non l'abbiamo voluto noi, però questa cosa qui ce la ritroviamo e diciamo che a secondo anche della regione, in Lombardia un contributo arriva dall'assessorato all'assistenza, adesso non si dice più così, attraverso una misura che è un assegno di cura, cioè una misura B1 e B2. Questo è il modo che esiste in Regione Lombardia per dare un contributo sostanziale alle famiglie. Ecco. Però il discorso dell'ISE e della soglia ISE che i comuni attraverso i loro regolamenti fissano a secondo della loro convenienza, questo esiste un ostacolo contro il quale cozziamo sempre. E cozziamo anche sul fatto che poi il comune sul suo budget ha a disposizione X e quindi i primi che arrivano a fare domande hanno una soddisfazione e gli altri vengono rimesso in conto per l'anno successivo. Questo è tutta una serie di ostacoli con i quali ci confrontiamo come Medicina Democratica, come associazione, eccetera. Quindi esistono questi ostacoli, il modo poi per superarli vediamo anche, diciamo, crescendo la consapevolezza dei familiari dell'associazione, come fare per entrare in merito a questa materia, che poi io ribadisco, le regioni si regolano diversamente a secondo del territorio. Infatti io penso e spero che settimana prossima sia presente la dottoressa Mazzini, che abbiamo già ascoltato in altre occasioni, che è dell'Emilia Romagna, che lavora presso una casa della salute di Ferrara, che potrà entrare proprio nel merito di questa questione degli aspetti sanitari e sociali. È vero che poi appunto ci sono differenze da regione a regione, però penso che possa essere un buon confronto. Vedo grazie. Sì, no, volevo solo ringraziare delle risposte. Appunto non facevo riferimento però alla cosa del 100%, 100% sanitario è tutta un'altra questione.
io assumo quello che è stato detto, però dal punto di vista dei casi vi posso assicurare, ve lo assicuro anche Donatello Liosi, viene negata anche la parte sanitaria con motivazioni sociali. Fate attenzione, cioè facciamo tutti quanti attenzione a questo. Non è che la quota dell'RSA viene data, viene negata perché c'hai più figli dell'altro e perché hai un po' di soldi in banca. Quindi il ragionamento della misura B1, per esempio per il domicilio in Lombardia, quindi se io ne metto 100 a disposizione, se però ho domande per 150 slittate all'anno prossimo, è tipicamente una misura sociale, cioè io preferisco dire assistenziale per non generare equivoci, cioè dei servizi socio-assistenziali, non sanitari, ma rivolta a persone che hanno bisogni sanitari, perché questa regola qui, ripassi l'anno prossimo, in sanità non vale. Se io considero la persona malata non autosufficiente un titolare di diritti sanitari anche a casa, quel ragionamento non posso farlo, ripassi l'anno prossimo, perché con quello fratturato al femore non è che posso dire curo 10 femori quest'anno, gli altri 5 che si rompono vengono il 1 gennaio del 2022, no? La sanità non può fare questi ragionamenti e non li fa, e ci sono i conguagli a fine anno. Il sociale può farli. Allora, il fatto di scaricare al sociale, al servizio sociale, non alla parte sociale della sanità, è proprio in quest'ottica, buttare fuori i non autosufficienti dalla quindi questa è la parte fondamentale su cui uscire. Andrea, non ti sentiamo più, non so se sono io perché ho già perso... No, neanche noi. Ah, ok, no, perché adesso ho paura di saltare ancora. L'abbiamo perso. allora, intanto leggiamo, c'è Patrizia che chiedeva come mai in questi ultimi anni, soprattutto per gli anziani, si è dimenticata o addirittura scoraggiata la prevenzione primaria. Su questo Maurizio avevi già accennato qualcosa prima, se vuoi ritornarci un attimo. Bene, la prevenzione primaria si fa sul sociale, si fa nella società. Adesso noi gli anziani possiamo imparare, possiamo tentare di insegnare, appunto come dicevo prima, banalmente a non salire sulle sedie per togliere le tende, a usare i presidi che abbiamo a disposizione, i girelli, i bastoni per prevenire il peggioramento dell'artrosi, però poi una vera rete sociale di prevenzione si fa con, come dire, con l'inserimento delle persone dentro la comunità, quindi con dei provvedimenti che devono tener conto dell'abitazione, del contesto abitativo, del lavorativo, amicale, insomma tutta una serie di provvedimenti che stanno a significare il miglioramento della società in toto, non solo dei bisogni di una persona in particolare. Questo è quello che ovviamente manca, da cui siamo distantissimi, è quello per cui bisogna lavorare. Io non so, ho in mente, noi nel nostro studio abbiamo aperto ormai più di 20 anni fa, una delle prime banche del tempo di Milano. E la mia grande, come dire, ambizione era quella di venire in aiuto alle persone anziane, che erano quelle, dal mio punto di vista, che avevano più bisogno, perché spesso non sole, ma avevano anche tutta una serie di capacità per cui potevano effettivamente scambiare il loro tempo con quello di qualcun altro, trovando giovamento. Allora, questo dal mio punto di vista è stato un fallimento colossale, perché ho imparato da lì che quando noi abbiamo bisogno siamo abituati a pagare, e comunque non siamo una società che non è in grado di chiedere. È in grado, questo è quello che ho portato a casa io, poi magari ci sono esperienze diverse più come dire, migliori, che hanno funzionato meglio. Quello che ho portato a casa è che siamo una società incapace di persone che sono incapaci a chiedere. Quando uno viene alla banca del tempo e si iscrive, ti dice tutto quello che sa fare, che può offrire, ma quando gli chiedi sì, ma tu di cosa hai bisogno? Ma non lo sanno. Quindi è una società strana anche da questo punto di vista. Quindi noi siamo in piedi da più di 20 anni, 25 anni ormai, siamo diventati quasi un circolo ricreativo, facciamo, balliamo, andiamo a vedere le mostre, giochiamo al ping pong, facciamo tutta la roba così, che sono, secondo me, hanno una valenza chiaramente inferiore, perché noi non riusciamo ad andare a incidere su quelli che sono i bisogni primari,
però col senno di poi mi sono in qualche modo un po' spensierato e dico, se anche due persone che non si conoscevano prima si sono conosciute, si trovano per strada e vanno a bere un caffè, questo è già un grosso risultato, e fanno rete e fanno comunque quartiere. Vi ho raccontato questo così perché è un'esperienza mia personale, ma... Ok, grazie. Ah, aggiungo magari una cosa. Forse non c'è abbastanza attenzione anche al passaggio dal momento lavorativo alla pensione. Cioè, questa nuova pagina andrebbe proprio vista un pochino meglio, nel senso che cioè, cosa si fa? Ci si ammaccia a lavorare per tutti gli anni che sono da fare e poi dopo ci si butta sul divano a guardare la televisione perché è finito tutto. Cioè, credo che intorno appunto alla pensione bisogna che ci sia anche un bilancio delle persone. Cioè, bisogna che le persone riflettano anche, no? Hanno lasciato magari delle cose intentate, delle piste, delle opzioni, e quindi... Il passaggio alla pensione, secondo me, è un momento che forse all'estero si fa qualcosa in più rispetto all'Italia. L'altra cosa è anche, sempre in termini di prevenzione, sono queste soluzioni, cioè noi le avevamo definite co-housing, sono delle soluzioni abitative di persone che ancora sono in gamba, che magari si trovano così, cioè o anche con altri amici o comunque con le persone della stessa città, però per una soluzione abitativa in futuro di avere dei servizi in comune e di potersi frequentare senza fare chilometri per andare a trovare un amico che non vedi da 20 anni e che vai a fare un pranzo ogni 6 mesi. Insomma, ci sono delle soluzioni da pensare e quindi anche lì, insomma, qualcosa dentro il tessuto sociale dovrebbe far scatenare un po' questi pensieri, oltre comunque che il servizio o la casa della comunità offra quelle cose lì che sono momenti di culturali in temi, diciamo, preventivi, che poi può fare da gancio per ritrovarsi, frequentarsi, eccetera. Perfetto, grazie. C'è qualcun altro che vuole? C'è ancora tempo, 2 o 3 minuti proprio, se c'è una domanda. Se c'è qualcuno che ha... Io mi volevo... Sì. Riagganciare al discorso di Tattaglia. Anch'io mi occupo di RSA a Firenze, sono dell'associazione Adina, e praticamente la nostra associazione, insomma, vede tutti i giorni le difficoltà che hanno le famiglie, soprattutto le famiglie e i propri cari ricoverati nell'RSA. Intanto voglio dire che queste RSA sono anche in Toscana sono diventate tutte private. Non c'è più un RSA delle ASL e quindi significa dare profitto ai privati. E i privati cercano di fare profitto con le debolezze delle famiglie e degli anziani. Soprattutto perché poi ci sono i proprietari delle RSA che appaltano servizi alle cooperative. Le cooperative anche lì diventa una lotteria perché siccome vanno sempre in appalto questo tipo di servizi perché l'ASL o la regione toscana cambia sempre i parametri per quanto riguarda il contributo sanitario, quindi l'appalto va a diminuire continuamente e praticamente al massimo ribasso. Quindi io come vedo questa assistenza è un'assistenza particolarmente dolorosa e per i lavoratori che ci sono dentro che devono fare dei turni massacranti o magari in quelle poche ore che sono assunte nell'orario di lavoro devono coprire insomma il cosiddetto modulo di servizio, magari con 2 OSSE devono stare dietro a 20 persone, magari un infermiere solo, un infermiere sta dietro a 40 persone.
un medico, i medici di famiglia vengono ritrovati nell'area circostante del, cioè che si interessa nell'ASL, perché sono non esistono più i medici di famiglia della persona ricoverata, ma esiste un medico di famiglia trovato nelle RSA, perché il medico di famiglia deve essere a disposizione del paziente, ma siccome le RSA non sono vicine, ma praticamente sono lontane, quindi molti medici di famiglia lasciano stare il proprio paziente e ritrovano un altro paziente e ritrovano che trova un altro medico in RSA, e questo è un problema perché la conoscenza del paziente non esiste più. Quindi c'è tutta una serie di abbandono proprio della persona, perché qui si tratta di persone, non si tratta di numeri, che invece per le RSA diventano numeri, diventano oggetti, non c'è più quell'assistenza che c'era, non si sa se li fanno la fisioterapia oppure no, perché dipende sempre dal personale. È tutto uno stato di abbandono che non è controllato dalle famiglie. Soprattutto non c'è un controllo. Non c'è un controllo dell'ASL, ma non c'è un controllo delle famiglie. Quindi nessuno, soprattutto in questo periodo di Covid, che non si può nemmeno entrare, quindi è proprio uno stato di abbandono. Poi, riferito all'assistente sociale, l'assistente sociale non è più una figura di riferimento della famiglia, è una figura di riferimento dell'azienda, della ASL, del comune, eccetera, eccetera, e quindi ha ragione Cattaglia quando dice noi abbiamo proprio contro le istituzioni, perché le istituzioni fanno il favore all'ASL, cioè quello che si inventano, per esempio, per avere la quota sanitaria, che è un diritto di una persona disabile non autosufficiente, a parte quando fare una visita multidisciplinare cui ribalta completamente quello che della visita precedente in cui è stata prima o poi al telefono. Ho fatto dei conti su alcune case di riposo, 100 per 100. Sì? Scusate, ma non so. No, c'era un... Forse Marco, ma procedi Bruno. Dicevo, nelle visite, cioè, quando viene ricoverata una persona, si deve fare una visita multidisciplinare, perché non accettano la visita fatta dall'INPS, che l'INPS gli dà la non autosufficienza e l'accompagnamento. Quindi però, perché entra anche il contesto familiare, non solo... il contesto familiare, il cosiddetto rapporto IACCHIA, se c'è qualcuno dietro, bene, quindi la considerano come un favore, che è un piacere, se non ha qualcuno dietro, insomma, non è malato, a qualcuno lo può assistere, quindi ha meno bisogno di un'altra persona, questo lo posso anche capire, però la malattia è la stessa, cioè la disabilità è la stessa, la disabilità è uno che è povero, ma è disabile anche uno che ha la possibilità, ma la possibilità di pagare la quota sociale, perché la quota sanitaria deve essere garantita per tutti, ma non è così. Quindi ha ragione Cattaglia un'altra volta, non è così. Perché per avere questa quota sociale, questa quota sanitaria, ti mettono in lista di attesa, la lista di attesa, perché le quote non ci sono, il tuo diritto che deve essere esigibile subito, non viene attuato perché ti mettono in lista d'attesa. E ci sono i cosiddetti codici rossi. I codici rossi sono quelle persone che dall'ospedale entrano dirette in RSA perché non hanno una famiglia dietro. E quindi, giustamente, perché sennò non saprebbero dove mettere. Quindi questo è un problema che è enorme, perché non viene garantito alla persona l'assistenza sanitaria se non a pagamento suo personale, e l'RSA in questo, quando si fanno firmare un contratto, è un contratto di tipo capestro, ti fanno firmare la quota sociale, ma nella quota sociale ti mettono 110 euro, non ti mettono 60 euro, ti mettono 110 euro, quindi ti fanno pagare anche la quota sanitaria trasformata in quota sociale.
questa è una vergogna pura e propria che andrebbe denunciata da tutti, ma nessuno gli può fare nulla, e le liste di attesa possono durare anche un anno e mezzo. Famiglie che si sono vendute tutto, e questo è il dramma, che poi addirittura c'è ancora un dramma indietro, perché le persone non autosufficienti con la legge regionale toscana a 65 anni diventano anziani non autosufficienti. Quindi le disabilità precedenti vengono riportate e quindi la legge cambia. La legge cambia perché passano nella legge regionale toscana con altre che vengono messe in carico anche parenti al pagamento delle rette. Quindi io trovo veramente una condizione atroce in questo momento, poi, che di morte, di sofferenza delle persone, delle famiglie che insomma non riescono a vedere. Ora per fortuna hanno riaperto, ma non è possibile che ci sia questa vergogna nazionale e che nessuno faccia nulla. Questo è il mio parere, scusate, ma... No, grazie. L'unica cosa che allora io mi sentirei di dire questo, cercando anche di arrivare alla conclusione di questo incontro. Ora si è scivolati un po' su un po' tutto il tema, sì, dell'RSA, però... che riprenderemo, perché chiaramente ci sarà un... Ma non esistono medici in famiglia nelle RSA. No, cioè, certo. I medici in famiglia sono quelli presi. Quello che voglio dire è che stasera, comunque, cioè oggi questo primo incontro era proprio più su uno sviluppo, sì, del territorio, con anche proprio alcuni esempi che sono stati riportati e che fanno parte appunto di alcuni esempi, perché ci sono state persone di buona volontà che si sono organizzate. Certo, ma io le ringrazio queste persone di buona volontà, però... Ci sono, per esempio, nell'assistenza domiciliare che l'assistente sociale ti promette e poi non mantiene, perché ti dà 280 euro, e con 280 euro mensili dovresti trovarti una badante, sarebbe una cosa insomma allucinante, insomma, parlare di 280 euro per una badante. Quindi è tutto da rivedere il sistema. Perché anche la domiciliarità sarebbe la cosa migliore per tutti, perché forse chi ha famiglia, se si può portare una persona a domicilio, magari dare delle facilitazioni, oppure anche l'assunzione di un familiare per stare dietro al proprio caro, sarebbe l'ideale. Questo non succede, questo non è nemmeno in programma. Perché la perfezione non la vuole nessuno qui, vogliono soltanto lo sfruttamento. Sì, ok. Però diciamo che l'obiettivo era proprio anche un po' questo, no? Di andare a vedere come possiamo intervenire proprio a livello del territorio, cioè parlando anche del sociale, forse dobbiamo distinguere tutta una serie di momenti, no? Anche forse anche Andrea ha anche già richiamato, perché un conto è tutta la parte dell'assistenza sociale, un conto è tutta la parte dell'inserimento nell'RSA, e ripeto, di questo ne parleremo, perché abbiamo due incontri, uno specifico sull'RSA e uno proprio con gli operatori, ma la necessità che ci sia questo team multiprofessionale e che la figura dell'assistente sociale e il servizio sociale sia inserito in questo team e faccio una presa in carico insieme a tutti gli altri, occupandosi della persona a 360 gradi, questo l'abbiamo bisogno sia nel territorio, sia nel comune, sia negli ospedali, laddove c'è il momento di dimissione che deve essere protetta e deve essere accompagnata in modo adeguato, sia per un rientro nel territorio assistito e quindi con ulteriori agganci con quelli che possono essere i servizi nel territorio, no? Sia se deve che la persona ha necessità di essere ricoverata di qua e di là, per cui è una presa in carico molto più forte. Noi sappiamo che questo è un gap enorme sia a livello territoriale che a livello ospedaliero, ma è proprio qua, ma così com'è il gap della mancanza di professionisti
nel territorio, ma non perché i professionisti non vogliono esserci, perché comunque i professionisti ci sono, ma non vengono presi, non vengono assunti. Se vengono assunti, vengono assunti dalle cooperative e non da un territorio sanitario, no? Che sia l'ASL, che siano i distretti, che sia la SST, che siano tutte queste, no? Vengono assunti parzialmente dalle cooperative, no? Trattati malissimo dal punto di vista delle modalità del lavoro, con pochissima formazione e con zero possibilità di fare rete, di fare un lavoro di insieme. Ecco, per cui comunque il discorso è chiaramente molto più vasto, perché se pensiamo anche a tutte queste figure professionali che negli anni sono venute avanti, Maurizio Bardi richiamava tutta l'importanza della fornitura degli ausili. Ditemi dove esiste un terapista occupazionale che si occupa veramente del territorio, della fornitura degli ausili, di andare nelle case a vedere, no, le soluzioni tecniche, come devono essere inserite in quell'ambiente, con le dimensioni, con le barriere presenti, con la capacità di autonomia o non autonomia della persona, le dimensioni corporee della persona, no? Cioè tutto quello che deve essere fatto per una presa in carico totale. E questo è un'altra cosa che non esiste: le forniture degli ausili sono lasciate, no, con tutta un'organizzazione di gare d'appalto, eccetera, eccetera. Per cui se apriamo il contenitore vengono fuori, no, delle situazioni di non presa in carico completa. Però è proprio qua che noi dobbiamo cercare di ricostruire, no, un qualcosa che riparte proprio dal territorio, magari pensando anche proprio alla formazione del personale, alla formazione degli assistenti sociali, no? Perché è una grossa criticità, la formazione di tutti i professionisti è una formazione anche proprio del lavorare in equipe e del lavorare insieme, perché come è stato detto proprio da Maurizio, la formazione che viene fatta ai professionisti sanitari è molto sul versante di come devono intervenire clinicamente, e va bene, per carità, però c'è anche tutto quello che riguarda, no, un lavorare insieme e un condividere dei percorsi. Io ho visto che, però direi che il tempo è scaduto, Graziano Berto faceva un riferimento alla possibilità del lavoro di equipe nell'RSA, e lo rimanderei agli incontri che ci sono prossimamente come argomento. E Elena, che voleva aggiungere anche lei una cosa sui prossimi disegni, la rimanderei anche questa quando parliamo dell'RSA, che così può essere anche proprio più aggiornata. Per cui se siete d'accordo, io direi fermiamoci, ci aggiorniamo a settimana prossima. Sicuramente tante sono state le questioni che sono uscite, cercheremo magari alcuni punti di scriverli e averli come una sorta di report, in modo che, appunto, come abbiamo detto, se questi incontri devono avere poi anche un po' una conclusione concreta, no, estrapoliamo quelle che possono essere sia i punti critici che sono stati espressi, sia anche quello che può essere, no, un minimo, no, di propositività che possiamo mettere in conto per un lavoro comune che chiaramente andiamo avanti insieme a cercare di portare avanti. Per cui io mi fermerei, ringrazio tutti quanti, ringrazio Maurizio, Elisabeth, Elena e tutti voi, e ci vediamo settimana prossima, giovedì 10 alle 17:30, per il prossimo incontro. Grazie. Bene? Grazie a tutti e buona serata. Buona serata a tutti. Buona serata, grazie. Grazie, buona serata.